per godere di ospitalità al professore Vito Mancuso, che vi invito ad accogliere con un applauso. Grazie per la disponibilità immediata che abbiamo ricevuto e per questo ritorno su Ragusa, e benvenuto al nostro Giovanni Salonia, che ringraziamo ancora una volta per esserci. Io mi faccio bene nel senso che l'idea del Festival della Relazione, in realtà per la prima volta abbiamo discusso con Giovanni mangiando insieme una sera dopo che avevamo fatto un corso, diciamo, tra i tanti festival che ci sono manca proprio un festival sulle relazioni. Poi io sono grato a Giovanni perché al tema delle relazioni mi ha introdotto e lì comincio a ballettare qualcosa. Benvenuto a Giampiero, che guiderà la serata, amico di sempre, e iniziamo i lavori. E li iniziamo come facciamo ogni sera con il nostro Gianni Arezzo. Portate subito qui il vostro padre, ok?
vi scaccerò dal mio cospetto. Pensate che sia qui a risolvere enigmi? O volete restare finché l'anello vero parlerà? Ma aspettate, voi dite che l'anello vero ha il magico potere di rendere amati, grazie a Dio e agli uomini? Sia questo a decidere. Gli anelli falsi non potranno. Su, ditemi, chi di voi è più amato dagli altri due? Avanti! Voi tacete? L'effetto degli anelli è solo riflessivo, non transitivo? Ciascuno di voi ama solo se stesso. E allora tutti e tre siete truffatori truffati. I vostri anelli sono falsi tutti e tre. Probabilmente l'anello vero si perse e vostro padre ne fece fare tre per celarne la perdita e per sostituirlo. Se non volete, proseguì il giudice, il mio consiglio, non una sentenza, andatevene. Ma il mio consiglio è questo: accettate le cose come stanno. Ognuno ebbe l'anello da suo padre. Ognuno sia sicuro che esso è autentico. Vostro padre forse non era più disposto a tollerare ancora in casa sua la tirannia di un solo anello. E certo vi amò ugualmente tutti e tre. Non volle infatti ligare due di voi per favorirne uno. Orsù, sforzatevi di imitare il suo amore incorruttibile senza pregiudizi. Ognuno faccia a gara per dimostrare alla luce del giorno la virtù della pietra del suo anello. E aiuti la sua virtù con la dolcezza, con indomita pazienza e carità e con profonda devozione a Dio. Quando le virtù degli anelli appariranno nei nipoti e nei nipoti dei nipoti, io li invito a tornare in tribunale fra mille e mille anni. Sul mio seggio siederà un uomo più saggio di me e parlerà. Andate, così disse quel giudice modesto. Siamo ormai piacevolmente abituati alla lettura del nostro amico Giovanni Arezzo, per cui iniziare in questo modo è sempre una splendida avventura. Una buona sera, un grazie a tutti voi per essere qui. Il valore di ciascuno dei relatori, noi abbiamo il piacere, l'onore, il privilegio, la gioia di avere qui il professore Vitto Mancuso e il professore Giovanni Savoia, i quali sono un punto di riferimento per la riflessione, per lo studio, per la comprensione degli aspetti inerenti la fede, l'antropologia, la psicologia, la teologia. L'unico maestro è lui, ma loro per noi sono sicuramente ottimi mediatori, quindi avremo questa possibilità. Ho pensato fosse doveroso comunque presentarvi, o meglio, riflettere anche sul loro breve curriculum, perché chi parla, parla a partire da un'esperienza vissuta. Vitto Mancuso è un teologo italiano, è stato docente di teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011. I suoi scritti hanno suscitato notevole attenzione da parte del pubblico, in particolare L'anima e il suo destino, della Raffaello Cortina del 2007, Io e Dio, una guida dei perplessi, Garzanti 2011, Il principio passione, la forza che ci spinge ad amare, Garzanti 2013, tre bestseller da oltre 100.000 copie con traduzioni in altre lingue, una poderosa rassegna stampa, radiofonica e televisiva. Il suo pensiero è oggetto di discussioni e polemiche per posizioni non sempre allineate
con le gerarchie ecclesiastiche, ulteriore elemento di interesse e di stimolo alla nostra presenza qui, sia in campo etico sia in campo strettamente dogma. Dal 2009 è editorialista del quotidiano più letto da Papa Francesco, per fare una battuta, la Repubblica, e il suo ultimo libro si intitola Questa vita, Gianzanti editore, edito nel mese di aprile di quest'anno. Nel marzo 2013 è docente di storia delle dottrine teologiche presso l'Università degli Studi di Padova. Grazie a tutti. Bene, buonasera a tutti, buonasera, grazie di essere qui nell'attenzione che mi state prestando. Grazie anche a chi ha voluto che io fossi qui, in particolare a Giampiero Sardino che si è fatto portavoce dell'invito e penso che sia stato anche insomma, uno di coloro che l'ha concepito in prima battuta, quindi grazie veramente. Tra l'altro mi fa molto piacere essere in Sicilia perché sono di origine schiettissimamente siciliana, quindi parlare in Sicilia per me è sempre molto bello, ecco. Sia mio papà sia mia madre, no, mio papà era, mia mamma è ancora, ecco, nata in questa terra. Bene, abbiamo ascoltato Nathan il Saggio. Tutti voi sapete chi è l'autore, anche se non è stato detto da chi ha letto da Giovanni Arezzo, non è stato detto chi è l'autore di Nathan il Saggio, ma tutti voi sapete che l'autore di Nathan il Saggio è un filosofo tedesco vissuto nella seconda metà del Settecento, il cui nome è Lessing. Ebbene, Lessing, che è un autore che io amo molto, non solo per Nathan il Saggio, ma per molte cose che ha scritto, l'educazione del genere umano, per esempio, e tante altre cose importanti e profonde e chiare. Una delle caratteristiche della prosa di Lessing è proprio la chiarezza, si capisce, voi lo leggete e capite. E non è, secondo me, questa una cosa da poco. Anzi, nel nostro tempo è una cosa essenziale. Lessing ha una immagine che io ovviamente non avevo preparato, non sapevo che si partisse da Lessing e così via, ha un detto che io voglio presentare perché mi sembra che possa dare questo detto la corrente dentro la quale io mi inserisco quando ragiono e quando penso di Dio, perché non tutti i teologi pensano o i teologi, i filosofi che sia pensano e parlano e scrivono di Dio alla stessa maniera. Allora innanzitutto mi voglio presentare non solo per le cose dette, tra l'altro la prossima volta dimmelo perché io ti dico di essere un po' più breve, quindi non è necessario che... E non solo per le cose che uno fa, ma qual è l'intenzione fondamentale, no? L'intenzione fondamentale che mi guida a scrivere, a pensare, eccetera, eccetera. Allora, cosa dice Lessing? Lessing dice, se un giorno a me dovesse capitare l'occasione di essere al cospetto del Padre Eterno, il quale mi direbbe, vedi, nella mia mano destra ho la verità assoluta e nella mia mano sinistra ho il desiderio della ricerca della verità, e io non avrei nessuna esitazione a dire, padre, la verità è troppo grande per me. È per te la verità, per me che sono un uomo fatto di esperienza, di fatti di ignoranza e di sapere che si fa e di sapere che si fa combattendo giorno per giorno con l'ignoranza, per me è molto più adatto il desiderio della ricerca. Io prendo questo, non volertene a male, ma io prendo questo. Ecco, io devo dire che questa frase di Lessing, che ricordo Lessing tanto tempo fa, è per me sempre rimasta una stella, una specie di stella polare nel considerare la modalità mediante la quale disporsi a fare teologia. Io non credo che possa essere data agli esseri umani la possibilità di avere una conoscenza assoluta sul divino.
Il fatto che già gli anelli siano tre lo dimostra secondo la parabola, ma qual è il nostro punto? Cioè, volendo continuare la problematizzazione del discorso su Dio che fa l'essere, qual è? Che cosa dobbiamo dire noi oggi? Dobbiamo dire che gli anelli sono molto più di tre. Perché i tre anelli a cui si riferisce l'essere sono le tre religioni monoteiste. Tutti noi sappiamo quali sono le tre religioni monoteiste, sappiamo che si tratta dell'Islam, vado in ordine cronologico decrescente, dell'Islam, del cristianesimo e dell'ebraismo. E va bene. Ma oggi gli anelli sono molto di più. Possiamo forse escludere da una indagine rigorosa sul divino ciò che l'induismo ha da dire, induismo che peraltro viene prima sia dell'ebraismo, ovviamente, sia del cristianesimo sia dell'islam, possiamo fare a meno di leggere i Veda, di leggere le Upanishad, per esempio. Possiamo fare a meno di confrontarci con le religioni che sono grandissimi sentieri di spiritualità, ma che non hanno un Dio a cui riferirsi, delle religioni senza un teismo esplicito come il buddismo e il jainismo. Possiamo fare a meno di confrontarci con l'anello della scienza? L'anello della scienza, cosa succede? Non sto dicendo io delle cose, quindi posso continuare così. Quindi gli anelli sono molteplici. Già tre sono tanti per la mente umana, figuriamoci adesso che gli anelli sono almeno 6, 7, ho parlato delle religioni orientali, stavo parlando della scienza, potremmo parlare dell'ateismo che nega l'esistenza di un tipo di anello. Non c'è nessun anello e non c'è nessun padre. Si può forse fare a meno di confrontarsi con questa domanda, con questa obiezione. Io sono figlio spirituale del Cardinale Martini. Poi tutte le eresie sono colpa mia, per esempio generato, non è che voglio attribuire a lui, lui non c'entra niente, però, come dire, ha ingenerato dentro di me un certo tipo di desiderio di pensare. Bene, il Cardinale Martini era solito ripetere a Milano, soprattutto quando apriva la cattedra dei non credenti, diceva dentro di me c'è il credente e il non credente, che ogni giorno lottano l'uno con l'altro, neanche contro l'altro, proprio quella lotta di cui parla Genesi capitolo 32, della lotta di Giacobbe e dell'angelo. No, questa agonia fondamentale dentro cui il pensiero si forma, quando è autentico, quando vuole afferrare la vita e non semplicemente solo ripetere dottrine. Possiamo fare a meno di tenere, e non solo di tenerla, ma di elaborare ogni giorno l'obiezione, la voce che dice non c'è nessun anello, non c'è nessun padre, possiamo fare a meno? No, dobbiamo anche confrontarci con questo, dobbiamo confrontarci in maniera seria, disincantata, onesta. Questo solo per dire che il tema che dobbiamo affrontare adesso è molto richiede, secondo me, cioè il tema di Dio oggi è molto complicato e richiede un lavoro preliminare che io ho fatto soprattutto in un libro dal titolo Dio e Dio, è stato ricordato, soprattutto lì ho fatto questo lavoro di chiarificazione esistenziale del fenomeno fisico, esperienziale a cui noi ci riferiamo quando usiamo la parola, il termine Dio. Vedete, mio padre era un siciliano, l'ho già detto, ma era un muratore, quindi una persona molto concreta. E da mio padre ho capito che tutto lui, infatti, diceva un discorso voli luperi, scusate se fosse il dialetto, non è del tutto corretto, perché mi affrunto, come si dice a parlare in siciliano, nel senso che non sono capace, però lo capisco tutto perfettamente. Quindi il discorso vuole in piede, ovvero deve essere fondato, perché ogni discorso è in un certo senso come una casa, come una costruzione.
oppure che abbiano fondamenta, e oppure che le frasi siano architettonicamente componibili le une con le altre. Se non c'è questa armonia delle proporzioni e se non c'è un fondamento ai discorsi che fai, la casa crolla. Lo dice anche Gesù nel Vangelo, Matteo capitolo 7, alla fine del discorso, famoso discorso della montagna, la casa fondata sulla sabbia, che crolla perché non ha un piede, e non è fondata. E allora quando diciamo Dio, a cosa ci riferiamo? Che cos'è? Ma dico proprio da un punto di vista fisico. Ora, siccome la fisica ha la sua importanza, tanto la fisica come scienza, io mi sono riferito in quel mio libro, e oggi a voi lo ripeto, allo scolium, cioè scolium in termini tecnico, insomma, che dice una specie di nota a margine, ma grande, ecco, una specie di approfondimento, excursus, potremmo usare un'altra parola forse più nota oggi, no? Che si trova al termine dei principi matematici di filosofia naturale di Isaac Newton, cioè uno dei libri che ha cambiato la fisica, che ha contribuito alla rivoluzione, diciamo così, della scienza nell'epoca moderna. Ebbene, all'interno di questo scritto, Isaac Newton, che come voi probabilmente sapete, oltre ad essere un grande fisico, aveva anche l'ambizione di essere un grande esegeta. Newton passava metà del suo tempo a fare calcoli e osservazioni fisico-matematiche e metà del suo tempo a leggere la Bibbia e interpretarla. Non era un credente ortodosso, come capita spesso a chi è un po' originale e pensa, negava la Trinità, per esempio. Vabbè, comunque credeva in Dio, credeva nella Bibbia, interpretava, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, Newton dice che cos'è Dio? Deus est vox relativa. E si riferisce ai servi. Dio è un termine relativo e si riferisce ai servi. E il concetto che il termine Dio veicola è la divinità. Cosa vuol dire? Che, attenzione bene, cosa significa che Deus est vox relativa? Significa che quando voi dite Dio, siccome siamo al festival delle relazioni, quando voi dite Dio, voi istituite una relazione. Dio non è un nome proprio, come noi normalmente siamo portati a pensare. Dio è un nome proprio, così com'è Giorgio, Elisabetta, Benedetto, eccetera, eccetera. Nomi propri. No, Dio è un termine relativo. Un termine relativo vuol dire che è un termine che istituisce una relazione, per comprendere il quale io devo sapere qual è l'altro polo. Altri esempi di termini relativi, ma semplice, presidente. Presidente di cosa? Presidente di una presidenza. Un altro termine relativo, padre, il quale ha necessariamente un figlio. Un altro esempio di termine relativo, signore, che è signore di cosa? Signore di cosa? Di una signoria. Questi sono termini relativi, per comprendere i quali io devo capire qual è il riferimento decisivo in base al quale posso parlare di padrone, posso parlare di signore, posso parlare di re, di presidente. Beh, insomma, un conto sarà per il presidente di un club filatelico di un paese, è un conto degli Stati Uniti d'America, non è la stessa cosa, tutti e due sono presidenti. Ma qual è l'ambito su cui si esercita la presidenza? Quindi Dio è un termine relativo, questo vuol dire che Dio c'è solamente in quanto esiste il mondo. Se il mondo non esistesse, noi non potremmo parlare di Dio, Signore, noi dovremmo parlare semmai di un assoluto che è se stesso, senza relazione, e noi non potremmo neanche fare festival della relazione perché non esisteremmo, un assoluto che è se stesso, un punto tutto chiuso, concentrato in se stesso. Non è una relazione, non è il Dio, non è il Signore di niente, è l'assoluto, la notte nera in cui tutte le barche sono nere, va bene? Questo punto. Che cosa è avvenuto al momento della creazione? Al momento della creazione si è istituita una relazione tra l'origine, diciamo così, l'origine, no, che sta in questo punto, e l'originato. L'origine e l'originato. E ha anche l'originato, il mondo, si riferisce alla sua origine dicendo il mio Signore, il mio Dio, il mio
punto di, da cui vengo, il grembo da cui vengo, la mia alfa. Questo è molto importante, questo concetto, che è il concetto decisivo. Noi quando pensiamo a Dio commettiamo l'errore di pensarlo sempre innanzitutto come, ripeto, come un nome proprio. In realtà è un termine relativo che indica un tipo preciso di relazione. E quindi credere in Dio significa credere che esiste una dipendenza di questo mondo e di ogni fenomeno all'interno di questo mondo rispetto a una realtà prima, a una realtà più vera, a una realtà meno effimera, da cui questo mondo promana. Questo significa credere in Dio, significa credere in questa dipendenza originaria. Ed è per questo che Schleiermacher, grande filosofo che viene dalla generazione successiva di Lessing più o meno, diceva che la religione consiste sostanzialmente in un sentimento di dipendenza. Bene, questo è il primo passo che ho voluto fare, spero sia chiaro, nel di esplicitare il valore concettuale legato al termine Dio. Dio non è un nome proprio. Tra l'altro questa cosa che diceva Newton lo diceva anche Giustino. Già Giustino diceva che il termine Dio è un termine relazionale. E parlando di Giustino sto parlando di uno dei primi pensatori cristiani, quindi non è qualcosa del tutto ortodosso, perché l'hanno fatto anche santo, quindi non è qualcosa, non è l'invito a coltivare le eresie, cose, è l'invito a pensare, quando dici Dio, a capire che ti riferisci a un fenomeno fisico anzitutto. Il secondo punto è il valore esistenziale del concetto di Dio. Perché vedete, se Dio è quello che ho appena detto, ne viene, secondo me, che non esiste uomo, non esiste essere umano che non abbia Dio, che non abbia un suo Dio. Non esiste essere umano che non viva per qualcosa di più grande di lui. Non esiste. E anche chi vuole vivere unicamente per sé, anche l'egoismo, l'egoista più spietato, diciamo così, più cinico, in realtà vive per l'idea di sé, per realizzare completamente i suoi desideri, le sue pulsioni, i suoi istinti, le sue voglie, i suoi capricci. Io uguale io, ma sempre il fatto che l'io iniziale, l'io empirico, è sempre più piccolo di io uguale io, laddove questo secondo io alla I maiuscola è l'io che io desidero poter essere. Quindi persino l'egoista più, come dire, cinico vive per qualcosa di più grande di sé. Ma questo è un caso limite, perché la gran parte degli esseri umani non sono egoisti. La gran parte degli esseri umani vivono, secondo me, io sono abbastanza ottimista sul fenomeno umano, abbastanza, non sempre, ma la gran parte degli esseri umani vivono per l'ideale del benessere proprio e altrui, vivono per il bene dei propri cari, vivono per una passione che li porta a lavorare. Poi certo, tutte queste cose, e quindi per l'amore, per il proprio lavoro, hanno anche un desiderio, quindi, di lettura, di crescita, della dimensione culturale. Il fenomeno umano, se si tolgono queste cose, appassisce. Non si spiegherebbe il fatto di essere qui, adesso, in questo momento, che voi ascoltate queste parole, che a un egoista di quelli cinici possono sembrare solo una inutile perdita di tempo. Io ricordo nel mio dialogo, in uno dei libri che ho scritto, il dialogo con Corrado Augias, dal titolo Disputa su Dio e dintorni. Esattamente, io sono giunto, lui, diciamo, ateo, barra agnostico, perché non è che si capisce bene anche in quel libro e poi anche nei dialoghi con lui. Una volta, per esempio, eravamo a Firenze e per due volte era stato presentato come ateo e lui ha rifiutato questa etichetta esplicitamente. Va bene, comunque nel dialogo con Corrado Augias io ho detto la domanda decisiva, esattamente questa: chi è il tuo Dio? Cioè, qual è lo scopo ultimo, la direzione ultima verso cui tende, verso cui la tua vita tende? Se tu avessi un cranello di incenso, se la tua libertà fosse
raffigurabile mediante l'idea di un granello di incenso. Su quale altare bruceresti questo granello di incenso? Verso cosa tende la tua libertà? Dove tende la tua libertà? Cosa vuoi fare della tua vita? Il punto, come scrivo qui a mano in questo foglio, il punto è la relazione con la fonte di energia vitale che assumi come scopo, direzione, obiettivi. Qual è questa fonte di energia vitale verso cui vivi, verso cui tendi? Certo, uno dice lavoro, ma lavori solo per sopravvivere? Lavori solo per sopravvivere? O c'è qualche cosa c'è qualcosa verso cui tendere e a cui ricondurre il tuo lavorare, il tuo fare, la tua concretezza empirica quotidiana? C'è una meta più originaria o semplicemente solo si sopravvive? Si giunge all'esistenza quando si esce dalla semplice sola sopravvivenza, secondo me. Ecco, questa è la questione fondamentale quando si parla di Dio. Qual è l'idea, l'ideale, la direzione, lo scopo principale verso cui le tue energie tendono? Questa è la grande domanda, questa è la grande questione. Quindi finora ho fatto due passi. Primo, valore concettuale. Secondo, valore esistenziale. Terzo passo che compio. Il luogo che chiamo così, il luogo dell'incontro. Cioè dove incontri il tuo Dio? Dove è possibile incontrare questa fonte dell'energia primordiale verso cui si tende? Dove è possibile incontrarlo? Qual è la potenza, scrivo qui, qual è la potenza che più di ogni altra merita la tua energia vitale? Qual è? Qui, in questa vita, in quello che incontri, qual è? Secondo me sono queste le risposte che si possono dare. Primo, e queste sono le due risposte del cristianesimo, diciamo così, cattolico medio, tradizionale, probabilmente direbbe la Chiesa. La Chiesa è il luogo nel quale incontro la parola di Gesù e Gesù è il luogo, è il testimone dell'incontro. Quindi la Chiesa mi porta a Gesù, Gesù mi porta a Chiesa, Gesù mi porta a Dio. Questa è la via classica, tradizionale del cristianesimo cattolico. Il cristianesimo protestante direbbe al contrario la Bibbia, che viene poi letta nella Chiesa e così via, ma la Bibbia è molto più importante rispetto alla Chiesa. La Bibbia mi consegna Gesù e Gesù è il grande maestro di Dio. Questa è la modalità mediante cui il cristianesimo classico, diciamo così, interpreta la domanda sul luogo dell'incontro. Poi naturalmente noi sappiamo che ci sono diversi anelli e io so che una coscienza responsabile oggi può elaborare la questione del suo incontro con Dio solo se, oltre a ospitare dentro di sé la via classica sulla quale è stato educato perché è nato e cresciuto in un ambiente cattolico, solo se, oltre a fare questo, sa anche ospitare dentro di sé la legittimità degli altri incontri, degli altri anelli. E quindi provare a... è quello che diceva Panica, diceva che è stato un sacerdote cattolico, ma è anche di Padre Due, in un certo senso poi è diventato buddista, e senza cessare di essere cattolico, perché Panica diceva questo io sono. Ho iniziato ad essere cattolico, a un certo punto mi sono scoperto indù, sono, ho concluso la mia esistenza diventando buddista senza mai cessare di essere cattolico. Naturalmente, se uno non ha l'attrezzatura di Panica, fa una confusione terribile e con il rischio di non essere niente. Quindi bisogna essere molto attenti a fare questi discorsi, che diventa un sincretismo che non porta da nessuna parte. Quindi questa cosa però va presa come attenzione agli altri anelli, questo sì, e come dubbio sulla bontà anche degli altri anelli. Poi un terzo
luogo d'incontro sono le realtà intramontane. Cioè il primo luogo d'incontro il cristianesimo classico, il secondo luogo d'incontro sono le altre religioni, e un terzo luogo d'incontro con l'idea del divino, con la realtà del divino in quanto grande attrattore della tua energia è la natura, la realtà intramontana in quanto natura, il processo cosmico. Tu che relazione hai con la natura? Che relazione hai con questa vita, naturale? Anche a prescindere da ogni tipo di appunto da ogni tipo di messaggio, da ogni tipo di libro sacro, da ogni tipo di sacramento, da ogni tipo di liturgia, prova a pensarti nudo, nudo, va bene? Nudo, tu sotto un cielo stellato. Nudo non solo fisicamente, ma nudo anche concettualmente. Quello che la Chiesa ti dice, così, c'è solo da 2000 anni, che cosa sono 2000 anni rispetto alla storia dell'umanità, rispetto all'età delle stelle, rispetto all'età della creazione? Concepiscici così, tu, di fronte al processo, in una notte stellata, nel silenzio, in una campagna, nudo di fronte al mistero dell'essere, tu come ti disponi di fronte al processo cosmico? Che cosa fai? Dici di sì, dici di no? Vedete, io penso, e vado naturalmente a concludere, che il discorso, io ho sbagliato a non togliere la giacca, perché lo so, poi... No, ma qui la vita la tengo alla fine. No, non la tengo, però lo so che mi accaloro e poi succede che sento caldo. Vedete, io quello che penso è che le religioni istituite, le religioni tradizionali, sono funzionali a qualcosa di più grande di esse. E questo qualcosa di più grande è la possibilità di istituire un contatto tuo, esperienziale, profondo, vero, con il processo cosmico. Tu di fronte alla natura. Vedete, un tempo si pensava che la creazione fosse conclusa. Dio, nei classici sei giorni, l'esamerone, aveva concluso ogni lavoro. Così sta scritto. Oggi è la stessa teologia ufficiale, la teologia che si insegna alla Gregoriana, la teologia degli... insomma, tutti i teologi importanti che parlano di creatio continua. Cioè, per rendere conto del dato scientifico ormai inoppugnabile, innegabile dell'evoluzione, si è costretti a riconsiderare la creazione non più come conclusa, ma come un processo che continua. Quindi vuol dire che Dio è continuamente all'opera. Non ha concluso, è continuamente all'opera. Le sue mani, usiamo pure questo antropomorfismo, continuamente plasmano il mondo e introducono informazione nel caos dell'energia primordiale, facendo sì che l'energia primordiale evolvendosi diriga verso l'intelligenza, per prima verso la vita, poi verso l'intelligenza, poi verso la possibilità di un'intelligenza che giunge anche a essere libera. Allora, quello che io vi sto dicendo è che ultimamente il messaggio di questa mia relazione che vado a concludere è esattamente quella di ricondurre tutti i discorsi sul divino che si fanno, che le religioni istituite fanno, e fanno bene a farlo, cioè, ed è importante che questi discorsi ci siano, ma di considerarli come relativi a qualcosa di più importante. Questo qualcosa di più importante è il contatto della tua solitudine esistenziale con il mistero del cosmo. Qual è la più bella definizione di religione che io conosca? È quella, lo dicevo anche ieri alla Cereale, è quella che risale a William James, un pragmatista americano, che ha scritto uno dei libri più importanti e più belli sulla psicologia della religione, la varietà delle esperienze religiose del 1902, ma che se uno lo legge oggi gli fa solo bene, ma ancora oggi, perché i libri potenti contengono un'energia che non passa. William James diceva: che cos'è la religione? Religione è ciò che l'individuo fa della propria solitudine. Allora tu, la tua solitudine esistenziale da intendersi con la tua intimità, la tua interiorità,
cioè quel momento nel quale tu non puoi essere più relativo a, non sei più padre relativo ai figli, non sei più figlio relativo ai padri, non sei più professore relativo agli alunni, non sei più neanche, non sei più prete relativo ai fedeli, non sei più, sei te stesso, nudo di fronte al mistero dell'essere. E quindi la tua solitudine originale è la tua libertà, la tua interiorità più profonda. Tu, questa tua solitudine, a chi la vedi? A cosa la vedi? Dico leggi perché religio significa legame, religio significa relazione, festival della relazione, potrebbe anche dirsi festival della religione, solamente che avrebbe molto meno affini probabilmente oggi a causa del termine religione. Ma il termine è il medesimo, il significato, scusate, è il medesimo nonostante i termini siano diversi. Religio significa relazione. Allora, a cosa la leggi? Concludo veramente dicendo che credere in Dio significa, secondo me, credere che noi veniamo da un pensiero, da un'idea, idea non nel senso del pensiero, di un'opinione. Cioè, vedete, pensare a Dio è una delle cose più difficili che c'è. Io sto proprio scrivendo un libro riguardo, proprio su pensare a Dio, non Gesù che è semplice, ma Dio. Proprio Dio Padre, pensare Dio Padre, raffigurare Dio Padre. Ma vi rendete conto, per esempio, che di tutte le raffigurazioni dell'arte che l'arte occidentale ha saputo produrre sulla prima persona della Trinità, cioè sull'origine della divinità, sull'arché, non ce n'è una che sia plausibile? Una, ditemene una che sia plausibile, vedendo la quale dite sì, è così. Voi potete trovare immagini di Gesù che sono plausibili. E come le trovate? Sì, Gesù è questo. E voi leggete che è il mio Gesù. Leggerà l'immagine che vorrà di Gesù, uno potrà prendere il Cimabue, l'altro Giotto, l'altro la Pietà Popolare, la stessa cosa vale per le Madonne, sono plausibili, nessuna di queste è la originaria Maria di Nazareth, come nessuna delle immagini di Gesù è l'originario Yeshua ben Yosef, perché non sappiamo assolutamente quale fosse il suo volto, il suo fisico, così. Non sappiamo niente, il Vangelo non dice niente al riguardo. Però ci sono delle immagini che sono plausibili per noi. Avete forse un'immagine plausibile di Dio Padre? 65-70 anni, 75, barba bianca, triangolo in testa, è così? Il mondo nella mano? Sempre un po' altero, con una faccia un po' insomma... non volevo dire incazzata, ma non volevo dirlo, perché mi sembrava che il luogo non fosse... Però sì, sempre con questa cosa. Pensate a Michelangelo. Michelangelo, il dio della Sistina. E non è plausibile. Allora, Dio è l'idea del bene. Idea non nel senso dell'opinione, ma l'idea è quella modalità che la povera mente umana ha di nominare un livello dell'essere al di là dello spazio e del tempo, dove la tignola è cosa dice il Vangelo? La tignola non corrode, qualcosa che è al di là del tempo e dello spazio, qualcosa dove il tempo non arriva più con la sua falce. È impossibile alla mente umana di arrivare al di là dove il tempo non arrivi con la sua falce, perché noi siamo impastati di tempo e non ci arriveremo mai. Però il termine idea tenta, così tentava Platone, tenta di collocarti in un luogo nel quale il tempo non può corrodere con la sua salsedine, con la sua falce, l'essere. L'essere diventa incorruttibile e la chiami idea. È chiaro che è imperfettibile, ma si chiama così. Trovate un altro nome, trovatelo, spirito. Volete chiamare spirito? Va bene, spirito. È lo spirito del bene, l'idea del bene, cioè che il mondo venga da un'idea, da una relazione originaria, siccome insomma il festival da una relazione originaria di bene, e vada verso una relazione originaria di bene, verso il regno di Dio, e che quindi il senso della vita nel trascorrere da questa idea originaria all'idea che si compie come regno sia quella di introdurre energia positiva in questo processo mondano sotto forma di bene e di giustizia. Questo secondo me è il senso del cristianesimo, è il senso del credere in Dio, ed è questo il contributo che ho voluto dare a questo Festival della Relazione, e vi ringrazio per l'attenzione.
L'ho scritto una volta a Vito Mancuso, non molto tempo fa, che quando io lo ascolto ormai mi distraggo dai contenuti, perché c'è un contenuto più profondo che è la sua comunicazione non verbale, il suo fazzoletto che asciuga il sudore, esprime la profondità e l'intensità di una ricerca che ci propone non solo delle risposte, ma specialmente tante, tante domande su cui noi potremo sicuramente tornare a interrogarci nei prossimi giorni.